voce R10, sono qua ad Andorra, vedete, al mare, spettacolo, giornata non tanto bellissima, ma ideale per andare in giro con la moto elettrica. Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video calendario. Oggi Voge è R10 full elettrico. Sì, guardando questa moto due cose mi sono saltate all'occhio, anzi a dire la verità tre, perché poi l'ho usata. Allora, prima cosa, sella. Sembrava una via di mezzo tra grande e piccolo, ho detto ma strano, maniglie posteriori non ci sono e ovviamente neanche pedaline. Quindi prima cosa, questa è un omologata come un 125 ma ha un posto solo. Seconda cosa che ha dato nell'occhio, adesso vi farò vedere, pedaline e tutte le parti in gomma compreso il motore marchiati Surron. E non solo, come potete vedere qua, raffreddamento ad acqua con un radiatore e una ventola. La terza cosa, guidandola ho notato che nell'impostazione abbiamo solo o eco o sport, quindi manca la dynamic, perciò non possiamo andare solo o piano o forte. Ora veniamo ai dettagli tecnici. Quindi, come dicevo prima, paragonata a un 125, la danno velocità di 90 km orari, 120 km di percorrenza a 30 km orari. Batteria 60 volt, dove è situata qua, da 70 ampere. Si può sganciare, qui vi faccio vedere, ricarica interna da 15 ampere, anche questo dopo ve lo faccio vedere. E come dicevo prima, trasmissione con la catena, devo dire veramente molto silenziosa, non si sente niente, disco anteriore, disco posteriore con ABS. Ora andiamo a vederla ancora meglio nei dettagli. Come vedete, un portatarga sulla ruota, motore come vi dicevo prima raffreddato ad acqua, vedetelo qua, un motore da, come vedete qua, 6000 watt e di picco, quindi 6 kW di picco arriva a 8 kW e 9. Devo dire che come vedete anche qua il forcellone lungo mi piace un sacco, molto particolare perché come vedete il motore è molto arretrato rispetto alla moto, ma non si sente per niente. Il pacco batterie che vedete qua si può sganciare e tirarlo via, ovviamente non è comodo da poterlo caricare a casa, quindi solo per poterlo togliere. Il radiatore che vi dicevo prima, con ovviamente il tappo come un radiatore classico, e vediamo dalla parte di qua per poter raboccare il liquido del radiatore. All'interno di quel radiatore c'è una ventola, quindi raffreddata anche con la ventola. Come vedete il muso un po' particolare, sembra una bocca aperta con due occhi. Parafango, come vi dicevo, un bel discone, vedete il fonico per l'ABS. Cosa che mi piace molto sono oltre al gruppo ottico, molto belle sono le frecce sia anteriore che posteriore incassate. È una cosa che io apprezzo in tutte le moto scooter, perché non rischi di battere, di rompere, quindi mi piace veramente un sacco. Come vedete lì e anche qua vedete la freccia, ce ne sono qua che dopo vi faccio vedere ancora meglio. Copertoni, beh, abbastanza generose devo dire. Come vedete un 140 60-17 posteriore, anche lì come vi dicevo sempre con l'ABS, anche anteriormente un 110 70/17.
Allora ragazzi, comando keyless, quindi basterà avere in tasca questo comandino qua, schiacciando questo tasto elettricamente noi possiamo aprire il vano dove possiamo mettere una dove possiamo mettere tranquillamente un casco oltre vari oggetti. Questa cordicina che vedete serve per tirare giù il pacco batteria e abbiamo anche qua una batteria dei servizi che ve la faccio vedere meglio. Ecco qua. Abbiamo anche qui una batteria dei servizi che in teoria carica insieme alla carica della moto. Nel vano portacasco abbiamo anche una e due USB per caricare il nostro telefonino. Allora, una volta che abbiamo la chiave in tasca basterà tenere premuto il tasto che vedete qua sopra e abbiamo tutte le spie. Oltre che col telecomando e il pulsante che vedete qua, possiamo aprire anche con la chiave la nostra copertura finto serbatoio. Come vedete, questa è la strumentazione, quindi avremo i chilometri, la batteria in tacche anche in percentuale, l'orologio, qua abbiamo se è messo in sport oppure in eco, ecco qua. Quando freniamo ci dà una spia per capire che abbiamo anche la frenata rigenerativa e le varie spie delle varie frecce, luci, eccetera eccetera. Cosa molto bella che non si vedono quasi mai sono le frecce, come vedete, con il pulsante per poterle staccare comodo, il lampeggio dell'abbagliante, possiamo regolare anche qua la distanza della leva sia a destra che a sinistra, le quattro frecce sport eco e abbiamo anche un pulsante qua che tenendolo premuto ci va a aprire di nuovo il vano qua finto del serbatoio, e questo è il pulsante classico per spegnere il motore. Per la ricarica, quindi caricatore interno, come vedete, spina simile a quella del computer, sciuco, basterà tirare giù lo sportellino e infileremo qua l'aggancio, ecco qua, e andremo a dare la corrente. Cosa bella è che quando è in ricarica questo pulsante, come vedete qua, lampeggerà di verde, quindi sappiamo effettivamente che è in carica, e quando la carica è finita rimarrà fisso. Parte posteriore, come vedete, frecce integrate nella carena, anteriore uguale, anche queste vedete integrate, oltre al faro adesso è acceso anche l'abbagliante. Ok ragazzi, video è finito, spero che vi sia piaciuto. La moto a me sinceramente è piaciuta, molto silenziosa, devo dire che anche con l'accelerazione non è un fulmine, ma devo dire che è molto progressiva e quindi molto molto guidabile. Ringrazio per questa prova che mi ha dato la possibilità per la moto Franco della Supercar di Andorra, e ci vediamo al prossimo video. A disposizione Supercar, tutto per non andare a piedi, soprattutto elettrico. Soprattutto elettrico, mi raccomando, se avete bisogno di uno scooter, di una moto, passate da lui che vi farà sicuramente un ottimo prezzo. Al prossimo video da Credendario. Ciao ciao!